Impressione a caldo su Spider-Man 2. Iniziamo. Insomma, qualche giorno fa sono volato a Londra per provare Spider-Man 2 ed accogliermi c'era il classico dispiegamento di forze del press tour di un certo livello, quelli che di solito si fanno per accogliere giornalisti e content creator da tutta Europa. Quindi non solo provi il gioco, ma ci sono tutta una serie di attività e scenografie per calarti nell'atmosfera e ovviamente fare un sacco di foto e di video. E dunque ecco due statue di Peter Parker e Miles Morales, la statuetta della Collector Edition, l'edizione speciale della PlayStation 5, una riproduzione del laboratorio di Kurt Connors, ovvero di Lizard, l'opulento salotto di Kraven e una specie di Luna Park con attrazioni tipo quelle di Coney Island, presumo. Ok, ma questo gioco com'è? Allora, partiamo dall'idea che sono arrivato abbastanza scarico. Avevo apprezzato il primo, pur vedendo che non offriva assolutamente niente di che rispetto a molti altri giochi action, però secondo me faceva quelle due tre cose, le faceva molto bene, ovvero fondamentalmente farti sentire Spider-Man. Certo, se cerchi un'esperienza indie immersiva, depressa, particolare, game design, eccetera, eccetera, non era il gioco per te, però come gioco di massa secondo me ci stava. Detto questo, secondo me Spider-Man 2 segue perfettamente il canovaccio di un seguito, quindi più aree di gioco, quindi Manhattan, più Brooklyn e Harlem, più gadget, più mosse speciali, più personaggi, grafica più bella, scene spettacolari più assurde, tutto di più, come un seguito di questo genere dovrebbe fare. La storia stavolta ci permette di usare sia Miles Morales che Peter, il quale può sfruttare i poteri del simbionte per lanciare attacchi ancora più potenti, ovviamente sapendo già che c'è Venom e che in alcune scene Peter Parker sarà particolarmente arrabbiato, già sappiamo più o meno come andrà a finire. Insomma, se avete letto un po' di roba del simbionte di Venom, già sapete. Attenzione però, perché non ci sarà Eddie Brock, quindi alla fine, pur essendoci Venom, vuol dire che il simbionte qualcun altro se lo deve puppare. Ho le mie teorie, ma non voglio spoilerare. Ora, al di là dell'aspetto visivo, che magari come potete vedere in qualche video qui ufficiale, è veramente da smascellarsi, cioè sono delle scene veramente spettacolari, devo dire, degli scorci incredibile, già mi aspetto un sacco di gente che rimarrà inchiodata sul fotomoda anche per provare gli eventuali costumi in più. Fondamentalmente c'è un sistema di combattimento che io trovo sempre molto divertente, pur appunto anche questo non essendo niente di nuovo, con delle novità. C'è la possibilità poi di saltare tra un personaggio e l'altro, un po' come si faceva in GTA, anche se alcune missioni sono ovviamente solo per Miles e solo per Peter. Quello che mi ha stupito in particolare del combattimento, comunque della narrazione del gioco, è come vengono gestite le boss fight, le parti più, diciamo, tra virgolette, narrative. Anche qua niente di incredibilmente innovativo, cioè Naughty Dog queste robe le fa a un livello top, questa capacità di gestire la regia della scena facendoti sempre credere di essere sul soffio, a un soffio della morte, a un passo al morire, di cavartela per un pelo. Comunque, fatto sta che per come vengono costruiti alcuni momenti, in particolare con Lizard, momenti di tensione, ma anche spettacolari, penso a un inseguimento che magari forse avete visto nella baia, quella di New York, della baia di Hudson, secondo me hanno centrato l'obiettivo. Ma esattamente come tutte le cose di Spider che si rinnovano e si ampliano, vanno a migliorare, i difetti restano più o meno quelli, cioè nel senso il gioco alla fine è un grande scenario bellissimo da vedere, ma appena ti fermi un attimo diventa un presepe di cartone fondamentalmente. Cioè un gioco in cui se ti fermi a passeggiare per strada, sì, magari qualcuno dice ah, Spider-Man, ma molti si fanno i fatti loro, i nemici bene o male sono sempre quelli con i consueti template, quello con lo scudo, quello grosso, quello che ti spara, quello che ti vuole immobilizzare e così via e così via. Cioè, per, almeno per quel che ho visto, non si va molto più in là. Le attività aggiuntive sono sempre quelle, gli avamposti, le rapine, fai le foto, raccogli questo, trova l'altro, insomma tutte quelle attività che servono ad allungare il brodo e darci qualcosina in più da sboccare, insomma. Quindi fondamentalmente, se vi aspettate un altro gioco rispetto a un ingrandimento, a un'espansione di Spider-Man 1, intanto perché? Però non troverete questo. Se invece volete un bel gioco simile a quello precedente, non voglio dire uguale perché non è vero, perché sono un sacco di cose in più e hanno comunque lavorato sodo per ampliare, hanno messo un sistema di parry
che è abbastanza carino, serve aumentare un po' il variare il ritmo del gioco. Insomma, al di là di questo, Spider-Man 2 segue appunto il copione dei seguiti, però mi pare un gioco che c'entra perfettamente il suo obiettivo. Vuole essere un gioco di massa, di intrattenimento ad ampio spettro per giovani e meno giovani, che ti fa vivere la sensazione bellissima di andare in giro per i palazzi a grandissima velocità, addirittura adesso possiamo anche planare. Vuole semplicemente divertirti e raccontarti una bella storia, e secondo me va benissimo così. Poi, quando arriverà il codice da provare, magari ne riparleremo. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, quindi le solite cose, commenta, condividi, fai te, insomma, aiuta un po' sto canale a crescere, che si sa, è tosta. E niente, alla prossima volta, leggete nel core, guardateci le nostre live e ciao!